Meravigliosa creatura, non vedevo l'ora di registrare questo video haul che veramente ha di tutto un po'. Quindi mettiti comoda e seguimi fino alla fine se vuoi scoprire cosa ho comprato. Iniziamo subito da Amazon e ti dico già che gli articoli che ti farò vedere sono presenti sul mio shop. Inoltre ho fatto un altro ordine di cui vedrai il video prossimamente. Quindi stay tuned e se ancora non l'hai fatto, iscriviti. Fatta questa premessa, andiamo a noi. La prima cosa che ti faccio vedere è un set di fiocchi per capelli, di cui tra l'altro uno lo indosso ed è di colore blu, come la mia camicia che è di Shein, ma ne parleremo dopo. Intanto vediamo questi. C'erano in nero, in rosso, stupendo, perfetto anche per il periodo natalizio che si sta per avvicinare, e per l'appunto in blu. In particolare questo rosso, ho intenzione di utilizzarlo per un'occasione molto speciale, e cioè per il battesimo di Ginevra, che molto probabilmente avverrà a dicembre, e ti spoilerò già che tra gli acquisti che vedrai c'è anche il capo che andrò ad indossare per questa cerimonia. Ginevra si è sentita chiamata in causa ed eccola qui. Per lei invece ho preso delle fasce per capelli in kit, così si va anche a risparmiare, dato che le cose per bambini costano un botto e se sei genitore come me, me ne darai conferma. Comunque la troviamo di questo blu qui, poi in celestino, gialla, lilla, poi questa qua che in fotocamera sembra rossa, ma in realtà è tipo un fucsia più scuro, rosa, magenta e verde acqua. Sono una più bella dell'altra e le potrò abbinare a qualunque outfit lei indosserà. Poi, essendo che sono elasticizzate, nonostante lei crescerà, le potrà utilizzare per molto tempo. Ho comprato delle bande di resistenza. Se sei appassionata di palestra, saprai già di che cosa si tratta. Comunque te le faccio vedere ugualmente. Nello specifico ho preso queste qui della Focchi e le ho scelte in viola. C'erano anche multicolor. L'ho prese di questo colore perché lo sto riscoprendo e mi sta piacendo molto come nuance, e ci sono diverse gradazioni che vanno ad indicare la diversa intensità per l'allenamento. Poi in pubblicità mi aveva incuriosito lo spot di un dentifricio, quindi su Amazon sono andata a spulciare e l'ho trovato. Sto parlando del Blanks Cenere e Vulcano. Questo è 100% naturale ed extra white. Siccome in gravidanza non si possono utilizzare i dentifrici sbiancanti, appena ho partorito ho subito pensato di ritornare ad utilizzarli perché sinceramente mi mancava come prodotto. E questo ti posso dire che già dal primo utilizzo fa il suo dovere. Su Shein invece ho preso diversi capi d'abbigliamento. Il primo te l'ho già anticipato poc'anzi ed è questa camicia che mi ricorda tantissimo un negozio che vendeva camicie di questa foggia, che si chiama Nara Camicie, che però non si trova più nelle mie zone. Una camicia la facevano pagare un botto di soldi. Questa invece a pochi euro te la compri, però ci fa la sua figura. È particolarissima perché, oltre ad avere la fantasia delle piume, ha l'effetto sfumato che a me mi fa letteralmente impazzire. È in un bel cotone e la trovo sia elegante che sportiva se abbinata ad un jeans. Una cosa che invece, ahimè, mi ha deluso e mi aspettavo vestisse diversamente è questo maglione che è di un bellissimo colore verde acqua. Secondo me mi stava anche bene, se non fosse che è enorme, cioè ci stanno qui 2-3 di me. Poi altra cosa che ha catturato subito la mia attenzione è stato questo body. Scusami se ti faccio vedere le cose così a San Fasò, ma ho in braccio Ginevra, come puoi vedere. Veste un guanto, cioè io appena l'ho indossata me ne sono subito innamorata, per non parlare del fatto che sulle maniche veste trasparente e in più ha questa bellissima fantasia di fiori sul décolleté e sulle maniche ed è di questo verde scuro, ma c'erano anche altri colori.
cioè mi ha stupito piacevolmente e molto probabilmente in futuro comprerò qualche altra maglietta di questo tipo. Ahimè, invece, mi ha deluso tantissimo, devo dire, il pasticcio che ha fatto Shein, nel senso che mi dovevano inviare una camicia viola che ti faccio vedere qui di lato, lucidina, molto bella, solo che siccome era l'ultima, secondo me gli era terminata. Non sapevano cosa spedirmi e mi hanno inviato tutta un'altra cosa che non c'entrava niente con la camicia che avevo scelto. Mi hanno inviato un leggings che neanche le ragazzine, secondo me, possono indossare. Veste strettissimo, non me lo posso infilare neanche se ci provo. Ed è questo qui. Sembrerebbe elasticizzato, ma non lo è. Fa schifo e questo lo andrò a ritagliare. E a farci stracci, altrimenti lo vado a dare in beneficenza. Cioè, io di questo non me ne faccio assolutamente nulla per tutto il marasma di cose che ho preso, perché ho speso la bellezza di 144 euro, quindi capisci bene che è stato uno shopping corposo. Shein ha deciso di inviarmi due pacchi. Inizialmente ho pensato che l'e-commerce avesse sostituito i collant che avevo ordinato, che mi sono poi arrivati, con i leggings. Invece no, non c'entrava niente, non mi hanno inviato la camicia, ma mi hanno inviato quelli, come ho già detto. E poi mi hanno anche spedito i collant che già avevo ordinato, quindi questo. E sono dei semplici collant neri, vedo, non vedo. Collant, a parte che se li compri da Calzedonia costano un botto e ti durano da Natale a Santo Stefano, cioè un giorno li indossi e poi li puoi andare a buttare perché si smagliano. Quindi, essendo che io non ci voglio andare a spendere un chissà che cosa soldi per poi andarle a cestinare, li vado a comprare su Shein. Tanto la resa è sempre la stessa, ragazzi. Da Calzedonia, Tezenis, ci metto nel marchio, ma sempre cinesate sono. Quindi tanto vale andarlo a prendere direttamente dal sito cinese. Sempre per questo filone di pensiero, devi sapere che sia io, che Ginevra, che Riccardo vestiremo per il battesimo Shein. Ginevra avrà il vestitino Amazon che è già arrivato. Ma tutte le cose di mia figlia non te le farò vedere in questo video, ma le vedrai a cerimonia fatta perché voglio che sia una sorpresa e non ti voglio spoilerare niente. Poi ti farò un video apposito dove ti mostro tutti gli articoli dedicati a lei, perché sarà vestita come una bambolina e in modo originale, cioè non sarà il solito vestitino bianco che si vede per i battesimi, che a me non piace. Infatti, anche quando è stato di Riccardo, non l'ho vestito di bianco, bensì di blu. E di blu lo vestirò anche per il battesimo di sua sorella. Le sue cosine, invece, ora te le faccio vedere. Gli ho preso questo completo composto da giacca, pantalone e papillon. La giacca è fatta bene, di un buon cotone, con la fodera interna. Comunque poi ti faccio vedere meglio tutto nelle clip perché altrimenti non ci capisci niente. Il pantalone, ahimè, gli viene stretto, però non è una cosa importante perché lo farò modificare dalla mia sarta di fiducia. Sono dei pantaloni che hanno l'elastico sul retro, quindi alla mia sarta non verrà difficile. La taglia che ho preso è 2,3 e calcola che mio figlio a novembre compirà 3 anni ed è alto 95 cm. Te lo dico così, magari se vuoi acquistare anche tu un articolo tipo questo, ti fai un'idea. Il papillon invece a Riccardo, essendo che è fatto con l'elastico così, a lui dà fastidio. Quindi andrò a far eliminare questo elastico e a mettere una spilla da balia in modo che lui se lo potrà attaccare direttamente sulla camicia. E a proposito della camicia, non la vedrai in questo shopping perché l'ho comprata, l'ho ordinata proprio ieri su H&M. Direi di continuare con i completini che ho preso per Halloween e per Natale, sia per Ginevra che per Riccardo. Con la premessa che per i bambini su Shein ci sono delle cose pazzesche che veramente mi piacciono tanto, sia di qualità che a livello di costo.
A Riccardo ho preso questa felpa qui, adorabile, con il fantasmino e la zucca. Amo Halloween, mi piace tantissimo come festa e adoro tantissimo vestire i miei figli, quest'anno è la prima volta per Ginevra, con degli abbigliamenti carini a tema. E poi li metterò sotto un jeans o un pantalone nero per fare il coordinato. E invece Ginevra avrà questa magliettina che si allaccia a mo' di body con sempre il fantasmino, così sono in coordinato, e c'è scritto il mio primo Halloween in inglese. In più, cioè veramente queste cose secondo me in negozio non le vai a trovare, con la sua gonnellina, dimmi che cos'è, troppo troppo bella, viola, con le zucchette, i fantasmini, i ragnetti, i pipistrelli, i cappelli, insomma è troppo troppo bella, elasticizzata. E per completare l'opera, come se non bastasse, come se non fosse già carino così, c'è anche la fascetta per i capelli. Cioè io già me la vedo tipo Bombom Malizia. E sotto gli metterò questi collante bianchi che tra l'altro indosserà anche per il suo battesimo. Di bianco ci sono delle piccole cose, ma non è tutta vestita di bianco, ripeto. Con queste scarpine qui, con i volant. Per Natale invece io già mi sono premunita molto tempo prima, perché su Shein devi sapere che le cose vanno letteralmente al ruba, cioè di queste cose qui che stai vedendo, erano gli ultimi articoli. Partiamo da quello di Ginevra. Ne avevo visto un altro che era terminato per l'appunto, cioè in un giorno già se l'erano fregato, ma poi ho visto quest'altro, ho detto vabbè, va bene ugualmente perché è favoloso. Cioè non c'è nient'altro che dirci. Qui il rosso, manica lunga con i bottoncini. E la gonnellina scozzese con il Babbo Natale. Io quando l'ho visto ho detto no, vabbè. E sempre per non farci mancare nulla, c'è anche la sua relativa fascetta. Cioè, lo so, mia figlia sembrerà un pacchetto regalo, però secondo me sarà troppo troppo carina. Sempre per essere abbinata con la sorella, anche Riccardo nella sua maglietta, anzi nella sua felpa, ci ha stampato Babbo Natale. Quindi è tutto un filon rouge. E c'è Babbo Natale, il pupazzo di neve, l'omino di pan di zenzero, il pinguino, il pacchetto regalo, c'è scritto Merry Christmas. Il pantalone però è nero e c'ha i bastoncini di zucchero, gli alberelli di Natale, le campane, i Babbo Natale, i pupazzi di neve e così via. Cioè io adoro tutte queste cosine qui, io già me li vedo nelle foto con questo abbigliamento, con me abbinata naturalmente in rosso. Parlando di rosso, per il battesimo di mia figlia, dato che sarà a ridosso del Natale, come avrei capito dal fiocco di poco fa, mi vestirò di bordeaux. Nello specifico ho scelto una tuta perché, ragazzi, devo stare comoda. Per il battesimo di Riccardo ho indossato un vestito, sempre di Shein, quindi non è che io sono andata troppo lontana. Solo che con quello ero scomoda, ma finché era un figlio la cosa ci sta. Qui, essendo che dovrò tenere in braccio Ginevra, dovrò stare attenta anche a Riccardo perché Riccardo sarà con noi lì davanti. Giustamente devo stare il più comoda possibile. Giacca e pantaloni come idea non mi piaceva, quindi ho optato per una tuta. Ed è questa qui. Cioè, guarda già come mi sta. Calcola che ancora io mi devo andare a fare i capelli dalla parrucchiera e che avrò un altro taglio, la frangia. Il colore sarà ripreso, quindi non avrò più questo schifo di grigio sopra. Avrò un make-up luminoso con il rossetto rosso. Insomma, il coppino è decorato con una fantasia floreale e semitrasparente e ha le coppe leggermente imbottite. In più è rifinito con dei bottoni color oro che sono molto sbrenduli, che infatti toglierò e andrò a sostituire con una cintura gioiello
che tra le altre cose ho preso sempre su Shein. Come altre modifiche oltre a questa, andrò a far mettere delle spalline, perché altrimenti la parte superiore di questa tuta mi cade e rischio di rimanere in reggiseno, e non mi sembra il caso. Ho intenzione di indossarlo con un coprispalla che ho preso sempre su Amazon, e vedrai, e poi con un cappotto e degli stivaletti neri. La mia idea iniziale però non era quella di mettere questa tuta rossa, ma questa in velluto viola. Poi, vedendomela indosso, ho visto che è un viola troppo scuro, che secondo me nelle foto mi andrebbe a spegnere, invece il rosso, come hai visto, accende il mio volto. O la indosserò ad Halloween, così sarò abbinata a Ginevra, oppure per il compleanno di Riccardo, che sarà il 18 di novembre. E in più andrò ad impreziosire la parte del corpetto con questa spilla a forma di fiore, che è bellissima secondo me. Per non morire di freddo ci andrò a mettere questa camicia bianca, che ha la particolarità di avere le maniche tutte traforate, con i bottoncini in madreperla. Bene, per adesso questo è tutto il mio shopping. Fammi sapere nel tuo commento il capo che ti è piaciuto di più e quello che ti è piaciuto di meno. E ricordati che non importa cosa indossi, ma come lo indossi. Ed io passo e volo via.